Buongiorno mondo, finalmente siamo di nuovo sul Puffo Burlone dopo un periodaccio per lui perché è stato infranto. Praticamente mi sono entrati dentro il camper, mi hanno spaccato tutto e ero disperato perché non hanno rubato praticamente niente se non due caricabatterie, due cavi e qualcosa, ma hanno veramente fatto il macello, mi ha spaccato il finestrone che è il danno più grosso, quindi sarà da cambiare prima o poi. Adesso l'abbiamo riparato con un po' di scotch americano che con quello aggiusti tutto. Dove stiamo andando a fare giusto un giorno e mezzo in quel di Val di Treo, l'area sosta di Val di Treo a Castel San, non mi ricordo come si chiami, comunque per farvi capire tra Moncalvo e Asti, 50 km da casa, non facciamo neanche così tanta fatica, non consumiamo neanche così tanti litri di gasolio. Ma bando alle ciance, vi devo dire perché stiamo andando lì. Stiamo andando lì perché ci dobbiamo incontrare con Marco Faccio da Me, che ha un suo canale YouTube che vi linkerò qua in descrizione, o magari faccio partire qualche suo video qua in alto a sinistra per a voi la vostra destra, e perché lui è un mega guru della pizza e porterà il suo fornelletto a gas di quelli professionali. Ha fatto tipo 40 pallette di pizza e stasera serata pizza fatta in casa, anzi fatta in area di sosta. Perciò buon appetito a tutti, si va come al solito a mangiare. Buongiorno ciao. A tutti, ben arrivati. Ok, poi dammi i chiavi libretto, ci penso io. Ok, allora. Io sono venuto per portartelo. Sei 50.000 euro, guarda. Potete mettervi in piano là sopra, là c'è un pianetto. Molto bene ragazzi, siamo arrivati all'area di sosta di Val di Treo. Posso dirlo, come una volta? E buongiorno mondo. Ci ho provato, vogliono tutti il mio saluto, vabbè, comunque siamo arrivati, ci sono già un bel po' di amici, come vedete, pieno di palline per la pizza, fatte tutte da te. C'è anche qua, questa qui, integrale, è l'altro, no? Impasto, come? Deve essere integrale questo qui, non mi ricordo bene, non l'ho fatto io, quello lì ho fatto io, questo... L'ha fatto il Beppe. Andiamo a vedere il museo, soprattutto dove c'è. Il museo si chiama Memorie Contadine. È dedicato un po' alla storia di quelli che erano qua, di quelli che hanno tolto i boschi per fare le vigne e poi da 40 anni in qua sono ritornati i boschi. E allora io sono appassionato di queste cose. Sono nato lì 1,5 km, dove avevamo una grossa cantina e tante vigne. Poi dai primi anni 70 sono arrivate le industrie nella vallata e quindi abbiamo cambiato tutti i mestieri, però mi è rimasto nel cuore la terra ed ecco per cui ho fatto altre cose. Allora qui abbiamo roba di famiglia, roba degli amici, roba che ci hanno regalato. E ci sono delle cose che sono un po' particolari, perché poi vedremo. Qui abbiamo due particolari fari da biciclette che hanno l'ammortizzatore, sono petrolio, però certo una volta con i salti che c'erano sulle strade potevano anche spegnersi. Poi andiamo avanti, ci sono anche delle cose particolari. Questo qui invece abbiamo una serie di robe da vestirsi, sono in canapa, hanno sui 120-130 anni, sono come nuovi perché non sono mai stati utilizzati. Invece questo qui sono per le signore, arrivano da Lioni in Francia. Ecco, adesso andiamo da questa parte, entriamo in quella che è la sede vera e propria dell'associazione Val di Treo di Castellalfiere, dove raccogliamo gli amici con piccolo cicchetto e così in compagnia facciamo quattro chiacchiere. Vedete, ci sono sempre qui i bicchierini dei cicchetti. Collezioni di tazzine, ragazzi. Ma quelle tazzine hanno una storia. Perché adesso per comunicare abbiamo il telefono, ma un tempo quando io andavo da un cliente magari mi mancavano un po' di chilometri ad arrivare e se lui chiudeva io dovevo rimanere lì fino al giorno dopo.
pagarmi anche l'albergo. Allora cosa succedeva? Andavo nei bar dove c'era il telefono pubblico e prendevo una tazzina di caffè. Poi dicevo, senta, mi vende per cortesia una tazzina? No, no, gliela regalo. Quindi sono rimasti lì per anni, poi quando abbiamo messo un po' d'ordine anche uguale, abbiamo messo un po' su. Però, diciamo, qui ci sono anche delle particolarità. Visto che siamo in zona di vini, ed ecco che qui abbiamo dei vini particolari. Abbiamo tipo questo qui è un vino da ridere, da regalo, no? E abbiamo quello. Poi qui abbiamo una cantina sociale che produce quello, che non è una parolaccia, perché Picciu d'Ur qui nel Monferrato vuol dire uno gagliardo, uno forte. Una roba seria. È una cosa seria. Infatti c'è qui un giornalista che ha persino fatto un articolo sul Barbera virile qui della Sette Colli, cantina del Monferrato. E poi c'era un simpatico ospite camperista che ha detto, ma aggiungiamo qualcosa. E lui è originario della Puglia e mi ha detto, ma bene, vado sul camper, ti trovo qualcosa. Ed ecco che ha portato il nero di Troia. E qui abbiamo invece tutta una selezione di vini che vengono scambiati, magari erano francesi o tedeschi, lasciano una bottiglia e noi le scambiamo con i locali. Macchinetta di caffè. Ecco, qui invece abbiamo una rappresentazione di quello che facciamo come didattica per i bambini. Qui abbiamo dei gazebi, sono 2 metri per 9, abbiamo un tavolo dove mettiamo il grano turco, il riso e l'orzo e come vengono trasformati. Poi i bambini vengono coinvolti in una serie di operazioni con strumenti antichi, qui ad esempio sgranano il grano turco, qui macinano per fare la polenta, qui simuliamo la polenta, qui invece fanno gli tostano l'orzo e qui fanno gli spaghetti. Infine abbiamo il tavolo con la polenta, è un pesce appeso, normalmente era una ringa, un pesce del nordico. Cosa succedeva? Il problema era sempre avere i soldi per accompagnati con le famiglie non grandi, ed ecco che allora prendevano sto pesce, tagliavano la fetta di polenta, la passavano sopra e infine normalmente era il capofamiglia più anziano che la mangiavo. Qui invece abbiamo una serie di manifesti dedicati a quelli che sono una serie di manifesti dedicate alle fiere o sagre paesane alle quali partecipiamo. Facciamo anche rappresentazioni storiche tipo questa e quella laggiù. E qui abbiamo ad esempio partecipazione alle fiere del tartufo, alle fiere della castagna, un po' da tutte le parti. E quindi le soluzioni sono le più varie, basta scegliere. Ecco che poi che con questa accoglienza vediamo che ci sono delle ottime recensioni su Park4Night e su altre applicazioni europee. Ecco, il motivo è solo questo, cerchiamo di fare accoglienza nel migliore dei modi qui nel Monferrato ed espressamente a Castelalfero in Regione Valle. E dopo io bevo le belle spiegazioni del museo, siamo qui a bere. Allora, andiamo a rompere subito le balle a Marco. Buonasera. Così ci racconta un attimo cosa siamo venuti a fare qua oggi. Cosa siete venuti a fare? Siete venuti a mangiare. Una passeggiata nei campi. Mangiare. No. E mangiare. Poi se avete tempo potete anche mangiare. Possiamo anche bere. Sì, da bere non manca. Ho paura che mangiare... Qua dicono che c'è del professionismo e stiamo andando a vederlo. Guardate qua il professionismo. Qua. Bello, bello, troppo bello, troppo bello. È bello perché abbiamo quello a gas e quello a legna oggi. Oggi la sfida così possiamo... oggi valuteremo quale lavora meglio. Ci divertiamo con questi due qui stasera. Tanto Marco ha detto che lui non la mangia. Perché... No, Marco non può. Non mangia niente. No, poi non può. Mi sacrifico io per lui. No, c'ho la glicemia 120. E quanto deve essere? Dai 70 ai 100. Allora sei a posto. Quello è più normale e quello è più di capra. Ragazzi, ovviamente qua si è dato fuoco alle polveri. Aperitivo. Si mangia. Si beve e lei è l'unica che non può fare niente perché ha dieta. Ha dieta per salute. Mangio io per lei. Uno deve essere.
vai, vai. Per liberare questo. Prego, faccia vedere come usa la sua spianatoia, perché... Mi sento osservato, ragazzi. Modestia. Oh, guarda come stende pomodorino. Bene, pomodoro. Ma che bravo! Adesso ogni ingrediente ci va o no, eh? Oh! 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 Voilà. Oh! Tutte le volte che fate avanti guardate indietro. Quanto è concentrato quest'uomo. Ha messo il pomodoro! Oh! Oh, si sono trovati due coglioni. La mozzarella, guarda! Oh! Liberatevi da sti due. Adesso anche lo rigano però a sto giro. Ormai è notte e quest'uomo, stremato dal lavoro, è ancora qui che produce pizze per tutti noi. Ce n'è ancora, c'è ancora. Come ci si sente da uomo sfruttato? Devo dire che insomma è bello, però è divertente. Il sindacato dei pizzaioli camperisti, cosa dice? Non lo so. Lavora un cazzo, si lamenta per niente, lavora! E come dolce il bunet del Giappino. Com'è il bunet del Giappino? Buonissimo, buonissimo. Il Giappino è felice se la gente mangia. Niente da fare, sono quasi le 3 di notte e lui ancora gira pizze. Abbiamo mangiato il bunet, siamo passati al caffè, le grappe. Io il caffè non l'ho neanche visto, nessuno, non volevo dire. Allora ricominciamo con la pizza, poi riprendiamo, dai, così non ti risenti. C'è da cambiare. Stai facendo vedere lo sfilatino alla Simo? No, vabbè, mi sembrava così. È cose che capitano. Ma io mi ricordo un signor Fantozzi che si trovava gli sfilatini in casa. Non vorrei fare la stessa fine. No, guarda Marco, no, che pirla. Marco che pirla. Ma fai anche le brioche per domani mattina. No, non sono capace a fare i dolci. Cazzo però.